Aspetta, Domenico. Innanzitutto buonasera a tutti. Con molti di voi ci conosciamo, vabbè. E niente. Presento la mia azienda. Io prima stavo nel Sorano, poi mi sono trasferito in Abruzzo per questione di pascoli migliori e sì, anche di estensione di territorio. La mia azienda è praticamente caratterizzata dall'allevamento di ovini e caprini e suini. Produciamo dei formaggi che vengono da latte da pascolo semibrato, insomma. E secondo me, comunque sì, anche per chi lo ha assaggiato, è di ottima qualità, perché comunque appunto gli animali pascolano all'aperto. Da quante generazioni fate pastorizia? La quarta generazione. Che fanno pastorizia? Che facciamo pastorizia. Prima la transumanza, diciamo, i miei antenati la facevano verso il mare, qua la zona di Fondi. Fondi è sotto la Civita, diciamo. Qualcuno di voi sicuramente conosce il santuario della Madonna della Civita. E noi, il mio bisnonno, mio nonno andava là, mio padre e i miei antenati andavano là. Poi noi, per una questione geografica, adesso ci trasferiamo all'Agro Romano durante l'inverno. E vabbè, ho portato i miei prodotti che sono di latte di provenienza ovina e caprina, maggiormente di capra. Quindi sta il figlio Alessandro, che consegnerà i premi. Mio figlio Alessandro. E non so. La cosa bella è che la famiglia, i figli vogliono continuare l'attività di famiglia, e questa è una cosa molto importante. Dare continuità è molto importante. È una cosa molto bella questa, veramente va apprezzata. Sta studiando all'Università di Perugia per continuare comunque con l'azienda. In agraria. Agraria e veterinaria, fa due materie insieme. Dopo c'ho il fratello più grande che conduce un'azienda che sta a Chiesana di Roma, pure c'ha le pecore da latte, poi mi aiuta a me e poi c'è un altro fratellino più piccolo. L'azienda è a titolo familiare, siamo tutti noi di famiglia, portiamo avanti questa attività che comunque abbiamo più di 400 cavi, insomma. Va bene così.